Siamo a Smau 2019 con Marco Rosella. Potresti darci una definizione di retail marketing e cosa contraddistingue o dovrebbe contraddistinguere questa forma di comunicazione? Allora, sì, mi piace molto il dovrebbe contraddistinguere, perché in realtà nel mondo del retail in Italia il marketing non è molto curato, anche in realtà tante importanti, ma semplicemente il retail marketing contraddistingue l'attività di marketing applicata al mondo del retail per quelle che sono tutte le sue declinazioni, e quindi l'utilizzo delle leve classiche più altre specifiche del mondo del retail, che possono essere il category management per esempio, oppure un utilizzo di una strategia social più dettagliata, però fondamentalmente è lo sviluppo marketing applicato al mondo del retail e quindi la cura di tutti quegli aspetti che riguardano l'attrazione del cliente verso il punto vendita, che oggi deve avvenire in modo diverso, dovrebbe avvenire, ecco, questo senz'altro. Durante il tuo speech hai spiegato che il marketing dei retailer è fermo a 10 anni fa. Qual è lo stato dell'arte in Italia? Lo stato dell'arte è appunto, è fermo per tante realtà veramente a 10 anni fa. Oggi io spesso faccio una domanda quando incontro imprenditori, una delle prime cose che gli chiedo, dico: ma com'è cambiato il tuo modo di fare business negli ultimi 4-5 anni? E lì c'è il nulla, cioè nel senso la risposta è no, ma noi facciamo qualcosa, però in realtà è cambiato molto poco. E io gli dico: ma tutto è cambiato in realtà, il consumatore in questi ultimi 4-5 anni è diventata un'altra figura, tutto il contesto è cambiato, quindi tu devi necessariamente cambiare. Per questo io dico è fermo a 10 anni fa. Oggi c'è una scarsissima comprensione del comportamento del consumatore e oggi c'è una ancora scarsa attenzione al mondo digital. Nel mio ultimo libro, La crescita del retail tra digital e Amazon, parliamo proprio di questo. Oggi un retailer non può non considerare di essere all'interno di un mondo digital con un competitor, perché è un competitor estremamente importante come Amazon. E Amazon è un competitor che c'è, non lo possiamo eliminare, quindi dobbiamo soltanto trovare il modo di riuscire a crescere, a svilupparci in un contesto in cui Amazon esiste, e questo si può fare. E ancora durante il tuo speech hai affermato che i retailer continuano a lavorare su una strategia push. E che consigli daresti a chi lavora in questo settore? Di passare ad una strategia pull, cioè push si intende la strategia di aprire punti vendita. È chiaro che l'apertura di un punto vendita è sempre importante per un retailer in crescita. Io ho dei clienti che hanno 200 punti vendita, per carità, questo è molto importante, però oggi diventa più importante la strategia pull, cioè tirare il cliente, attirare il cliente. Quindi questo comporta però un cambiamento notevole anche di pensare al marketing in modo diverso, quindi bisogna mettere in atto, studiare quello che è il comportamento oggi del consumatore per mettere in atto una serie di strategie che permettono di attirare il cliente nel punto vendita. E poi lì deve essere ben curato naturalmente, perché una volta che il cliente arriva bisogna fare in modo di vendergli qualcosa, naturalmente non basta solo tirarlo, però intanto bisogna aumentare la pedonabilità, perché molti negozi lamentano questo, di avere una scarsa pedonabilità, cioè pochi clienti che entrano, quindi bisogna lavorare tanto sulla strategia pull, cioè tirare il cliente all'interno. E ultima domanda: il consumatore è cambiato e i retailer devono rispondere di conseguenza, in che modo lo possono fare? Allora, lo possono fare, come dicevo prima, come accennavo prima, studiando il suo comportamento. Oggi abbiamo un grande vantaggio, è molto facile studiare il comportamento del consumatore e quali sono tutte le fasi, quello che si chiama customer journey, che è il viaggio del consumatore. Sostanzialmente è un viaggio che parte dal momento in cui il consumatore decide che deve comprare qualcosa al momento successivo a quando l'ha comprato. Tutto questo passaggio è scandito da dei momenti molto precisi e soprattutto da dei posti virtuali spesso, dove il consumatore prende informazioni per definire il suo bisogno. Se il retailer interviene lì, cosa intendo dire per farla più semplicemente? Tante informazioni, per esempio, il consumatore le prende dal mondo social. Bene, allora io retailer, che presenza ho nel mondo social? Come faccio ad attirare il consumatore? Con quali sistemi? Qual è la mia strategia? Perché anche per il mondo social ci vuole una strategia. Quindi il concetto è: il consumatore fa un viaggio, diciamo così, molto scandito, molto preciso. Il retailer deve essere presente in queste tappe. Dico sempre: è come andare a pescare in un posto dove sai che ci sono i pesci. Allora, adesso sai dove sono i pesci, però lì devi andare a pescare con strumenti professionali, che è il digital marketing, per esempio. Grazie mille.